Era e ben risintonizzati qui sul canale. Questa sera, come ogni venerdì, andremo a fare il nostro convoglio insieme agli amici della Donkey Transport SRL, insieme anche ad altre persone che si aggregano. Buono, 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 io direi quasi quasi di andare subito. Pronti, partenza, via. Entriamo nel gioco. Ed andiamo a salutare un po'. Vediamo se è già arrivato qualcuno. Brecco a canale, brecco a canale, c'è qualcuno? Ciao. Voilà, buonasera, eccoci qua, io sono Fabrizio. Ciao, piacere, Mattias. Tutti quanti, oramai mi chiamano Dablo, per il nick del canale Twitch. Bene, piacere. Questo è il primo convoglio che faccio con voi. Ah, ottimo. In questo momento sei anche in diretta live sul mio canale Twitch. Buongiorno. Bene. Ciao. Eccoci qua. Io adesso sto andando un attimo ad esplorare la mappa perché qua il garage non l'ho ancora acquistato. Poi tra poco ci dovrebbe raggiungere anche Marco e gli altri. Oh, Sì, adesso entro. eccolo qui, The Voice. Ma l'ho già salutato, non hai sentito? Ma non ti vedo ancora qui nel gioco. Adesso. Buongiorno, sto arrivando. Ah, più veloce, più veloce. Perfetto, abbiamo scaldato le trombe. E trombino e squillo. Squillino le trombe, stasera dobbiamo fare gli onori all'amico Mattia qua. Il Gatto. gatto, lo sai, non. Non lo so, ma do un attimo un'occhiata. Vediamo che sta facendo. E leggo che sta facendo uno stream di un altro gioco, Apex. Ciao Fernbus, buonasera, ben ritrovato. Benvenuto alla live. Aspetta che provo a scriverli. Vedi un attimino. Perché anche l'altra volta, se non mi sbaglio, pure non è venuto in live. Era bloccato. Era bannato su TrackSMP. Ma non era l'omonimo. Io di lui sto parlando. Ah, di Gatto lui. Pixel. Ah, scusami, qua faccio ancora confusione. Ciao Porca miseria. diatra. Vero, mamma mia. Quindi chi è che sta giocando ad Apex? Giovanni. Ok, Giovanni, sì. allora è normale. Mi sono confuso. Mannaggia, anche l'altra volta non c'era Gatto Picchio e continuavi a nominarlo. È vero, chissà quante volte gli ho fatto fischiare le orecchie, poveretto. Oh, ma sai perché? Perché la maggior parte dei convogli, anche quando è capitato altre volte che stavo da solo, è venuto lui in live con me.
Quindi è pure per questo che molto spesso lo nomino. Niente risposta? No, ma perché sono su mi dà l'audio su. Strano però. No, non ho ancora risposto. Si vede che boh, sta facendo altre cose. Io qui devo ancora fare il carico. Stavolta me la sono presa un po' più con calma stasera. Ah, ma bisogna andare a caricare? Perché Aspettiamo stavamo Marco. vedendo come se arrivavano altri ragazzi. Strano che non c'è Fabrizio, anche perché l'aveva ricordato lui che c'era il convoglio ieri. È strano. Grazie Fermus, figurati quando posso, mi fa enormemente piacere darti una mano. Voi ragazzi, riguardo multiplayer, cosa fate? Solo Eurotruck? Per ora sì. Dovrei giocare anche con altri giochi qui, ragazzi, però adesso poi tipo GTA o COD. GTA RP? Sì, sto È una bomba, studiando cazzo. Bello, bello. di andare su un server RP e provare, Marco, lo visto sai? che ho sempre giocato su GTA normale. Un bel server che sinceramente a me piace tanto è Vanquest. Bellissimo, bel server. Battlefield Bene. 4 mi ha pigliato, lo sai? Ci ho iniziato a giocare con. Ci ho Warzone. fatto una live, mamma mia. È fatto bene. L'unica cosa è che almeno al momento non sono riuscito a sfruttare i ripari tattici. Quindi il muro, sai, un po' in Sniper Elite che appoggi il fucile sul. L'arma lunga, diciamo così, sul riparo e fai fuoco dal riparo. Poi può darsi che più avanti prendo maggior dimestichezza. Però al momento, diciamo, è solo questa l'unica pecca. Però questa è una versione più vecchiotta, quindi può darsi che l'avranno fatto. Comunque l'ho riscattato, ma non mi sono ancora giocato. Ah, ci ho fatto due missioni. Infatti, ho fatto il gameplay quando è stato mercoledì, se non mi sbaglio. Ah, fammi correggere. Convoglio, che mi hanno fatto notare che scrivevo concoglio. Che cos'è lo scoglio? Vediamo che forse mi risposte. Ma scusa, non vi ho avvisato, ma ho ancora problemi con ATS per entrare in molti, perdonami. C'era un piccolo aggiornamento da fare, se non ricordo male. Non so se è stato oggi o ieri che ho fatto l'accesso. Mi pare che hanno aggiornato la versione del multiplayer. Comunque, sai Marco cosa penso, per quanto riguarda il multiplayer ufficiale? Io credo una cosa, che se il multiplayer ufficiale non supporterà le mod come Farming, arrivato a questo punto io preferisco più mettermi sul multiplayer di Trackers MP e insomma riesco anche eventualmente a conoscere qualche altra persona piuttosto che mettermi in un server, cioè nel gioco che non mi permette nemmeno di ospitare le mod, perché Farming invece lo permette ed è stato probabilmente concepito il gioco così è stato concepito nel permettere il multiplayer Scusa con le un mod. attimo, Sì, Fabrizio. va. Ma perché? Mm.
Buonasera, scusatemi se non ci sono stasera. Ah, ma ti hanno almeno sbloccato perché forse fino alla mezzanotte. No, ma no, da mo' che mi hanno sbloccato. Ah, Solo ok. che ho qualche, devo vedere, forse è un problema di computer perché delle volte mi fa entrare e poi invece delle volte si fa schermo nero oppure crasha. Allora, Ah. quando sto sulla ProMod mi crasha, Sì. quando sto in server normale mi fa schermo nero. Hai provato ad aggiornare Devo i driver della scheda video? Hai provato ad aggiornarli? Può darsi che. provare, devo. No, però sì, quello è aggiornato. Perché io ho fatto l'aggiornamento. Tu ce l'hai Steam, no? Vai su Steam e cerca Driver Booster. Drive Booster, una cosa del genere. È Devo un pro. vederlo domani mattina. Ariel! Lo puoi fare anche adesso, magari che tu vedi già e lo metti in lista. Quello lì praticamente è l'ultima versione. Quello lì ti permette di aggiornare tutti i driver del tuo computer. Quando dico tutti, sono tutti. E ti mette i driver per ti Allora, devo ottimizza andare per i su giochi. Steam. Steam, fa la ricerca come se volessi cercare un programma, un software. Scrivi Hai detto driver boost. Driver driver Boost. booster, Un giusto? qualcosa del genere, sì. C'è Questo? la versione 7, prendi la 7 che è l'ultima, è quella che ho fatto installare anche a Giovanni. Aspetta, driver booster È gratuita questa versione qui, gratuita, ti permette di aggiornare tutti i Ma driver. io il massimo che c'ho è il driver booster post team 5. Prendi quest'altro qua, io quello l'ho utilizzato pure io. Questo rispetto all'altro ti permette anche di boostare il gioco. Infatti pure io l'ho Rende messo. quale? Il 7. Mi pare anche Il il 5 7. se non mi sbaglio, pure lo faceva. Che è un sacco di tempo che non lo utilizzo il 5, da un anno e Booster mezzo. S. Drive Booster 5. C'ho il 7. Però li ho utilizzati tutti e due. Carichiamo 75 MB. Gli fai Avanti. fare la scansione e quello ti dice quanti driver sono obsoleti e ti fa fare l'aggiornamento. Io 2 giorni fa ho fatto l'aggiornamento con il driver booster e mi ha aggiornato i Ora driver dove lo della scheda di trovo? Sul le desktop. icone sempre su desktop, come se fosse un gioco. Attive now. Puoi fare anche la versione demo. Ti funziona lo stesso? Ho staffato da solo, mi pare. Ah, perfetto. Bene, ragazzi, siamo qui. Mi Sì, andate, ragazzi. sa che non arriva nessun altro. Ma nemmeno Barba è arrivato. No. C'è quel cazzo di. Qua che devo fare? E poi devi, una volta che l'hai installato, devi andare nella schermata, la seconda mi pare, che fa driver, una cosa del genere. Poi fai search, update, una cosa del genere. Ho fatto la condivisione, se poi Ok, mo vedo un la vedi un attimo. attimo. Allora, vediamo un po'. Mattias, mi spiace, ma stasera siamo in pochi. Mattias. Dimmi. Mi spiace, ma stasera siamo in pochi. No, vabbè, non. Allora, ecco qua, vediamo un attimo. Allora. Andiamo a prendere il carico. Si avvia, io vedo un attimo all'omonimo qua. Grazie. Allora, apri Driver Booster adesso. Aspetta. Ah, mi sa che già sta Ecco. facendo sta ridotta di icona. Ecco qua. Ok, perfetto, già ti sta facendo l'aggiornamento. Ha visto già quali
quanti driver sono obsoleti e te li sta facendo fare gli aggiornamenti. Lo devi far fare tutto a lui. Una volta che ha finito, poi se ti richiede di riavviare il computer, riavvi il computer, cioè i driver ottimizzati per il Io gioco. non stavo seguendo dall'inizio, ma sto driver booster, quindi dov'è su Steam? Su Steam, sì. Sì, su Steam sta. E ti Ed è aggiorna gratis. qualsiasi driver della. Allora, praticamente il driver booster ti permette di sia di aggiornare i driver e sia di fare il boost a qualsiasi programma. Eccoci qua, scusate, ma perfetto. Ok. Voi state andando a caricare? Ok, allora vi raggiungo. E ti dicevo, la versione gratuita, questa qui ti permette di fare sia l'aggiornamento e sia di ottimizzare il PC per insomma, per un programma piuttosto che un'altra cosa. E l'ho inserito, lo utilizzo. Perché è comodo, perché mi fa l'aggiornamento di tutti i driver. Mo' per esempio, ieri o l'altro ieri ho fatto l'aggiornamento dei driver delle schede grafiche. Ha fatto tutto da solo. Lanci il programma e lui ti fa la scansione e ti dice se ci sono i driver da aggiornare. E la bella cosa di questo programma è che ti dà i driver per il gaming, non i driver generici. Quindi ti permette di sfruttare al meglio il Persistente. sistema, sì. Lo sfrutti al Cosa fa? 100%. Ah, ok. Sto arrivando, comunque. Sì, non è che io sto un attimo sistemando alcune cose, non mi partiva manco il camion. Ah, ok. Marco, poi quando sono in coda facciamo diamo il benvenuto al nuovo amico qua, al nostro carissimo Mattias. ETS Mattias. Mattias Giusto. Banderas, Mattias. e non mi veniva in mente il nome. Fatto una gaffina. Benvenuto, benvenuto tra noi Mattias. Grazie, grazie. Come me devo trasferire? Sarà un incubo, perché da un'azienda che corre in reale andare in un'azienda che corre, cioè no, scusate, da passare in un'azienda in corsa a reale è un incubo, però vabbè, mi ci abituerò. Oh, ma qua è tranquillo. No, nessuno ti dice niente, però te lo chiediamo col mano sul cuore. Cerca di farle reali. Capito? Dici. Se non ci riesci non sarò io a dirti qualche cosa. No, vabbè, Certo che quello è se normale. me ne fai 10 e tutte e 10 o 9 me ne fai tutte da gara, stacci più attento, però se no non ti dirò mai più di quello, capito? Va bene, normale, normale. Come per il fatto dei chilometri, devo fare 1000, devo fare 100, 10.000, quello Questo. che te puoi, che te, che puoi, che te puoi permettere. Ma tu hai iniziato a muoverti, Dab? Sì, io sto a 60, sto dietro di voi, io vi vedo sul radar. Ho il Ora vecchio. chiudo qua. Sì, una volta che ha finito poi vedi, se ti dice di riavviare, riavvii, altrimenti basta chiudere il programma. E tu la funzione Ah, dici. boost. No, aspetta, che sta.
Lui te lo dice, se deve riavviare il computer ti esce la schermata, ti avvisa che fa il conto alla rovescia e ti dice che deve riavviare il computer. Però sto vecchio Actros non è male. Una mod? No, è il Mercedes qua, è sempre il No, ma camion che ho quello vecchio. preso. Ah, mi dice nuovo dispositivo audio rilevato. Utilizza dispositivo? Sì. Si vede che con i driver nuovi lo riconosce come un nuovo dispositivo. Sì, perché ogni volta che installi i driver questi qui ti fa una. È come se ti ricreasse virtualmente una. Ti riconoscesse una nuova periferica, ecco. Ciao Manuel, buonasera, benvenuto alla live. Qua con me c'è Lucas, Mattias, scusa, e c'è poi il grande Marco. Sì, siamo in multi. Scusa, Prego. perdonami Dab, prima qui del convoglio ufficiale, però non sono riuscito a seguirti bene. Cos'è che dicevi? No, è Manuel che mi ha chiesto se eravamo in multi. Mi ha Prima scritto parlavo in di. Prima Ragazzi, io vi parlavo di. lascio alla vostra live. Grazie di tutto. Ok, Ok, non puoi rimanere. se hai bisogno a disposizione. So dove trovarvi. Ottimo. Mi dice Marco, scusa. Non tu prima stavi dicendo, parlando della live, sì, della live, del convoglio ufficiale. Del convoglio ufficiale della SGS. Ah, Che sì, appunto allora, militare fatti. sì, dicevo che, noi tutti quanti pensiamo che, partiamo da questo presupposto che SCS sta rilasciando il suo, multiplayer ufficiale. Ciao Ora, Riga. ciao Manuel, Siete in Simulation 1? no, siamo su US 1. Ti dicevo, Farming il suo multiplayer lo ha strutturato Io posso che. venire, regà? Dove siete? Allora, ci troviamo a. Vediamo un po'. Calmar. Dove? Calmar. Ragazzi, qual è il fix qua per Ah, no, non ho aggiustare su internet. questo server? Ypsilon Allora, Y non è barretta normale. fit. Vabbè, fit. Beh, fix. Vai Mattias, puoi entrare. Un attimo che sto facendo il fix. Ecco Ah, qua. scusami. Ecco qua. Entra. Marco, ti dicevo che se il multiplayer ufficiale funziona come quello di Farming, cioè se io metto delle mod posso stare in multiplayer, mi sta benissimo, dico ok, è perfetto. Ma se invece non posso utilizzare le mod, per me è inutile stare in quello di ETS ufficiale. Tanto vale che me ne vado su quello di Trackers MP e mi faccio eventualmente conosco pure qualche altra persona. Perché se tanto mi dà tanto, e poi tra l'altro il multiplayer è limitato a 8 persone. Sì, può essere bello quando vuoi tu, però se incontri altre persone sarebbe l'ideale. Uno dei punti a suo favore quando Ciao. in una strada chiusa, Cristo. Dei punti anche a favore non indifferenti. Però mi deve permettere che se io voglio circolare con il Turbo Star me lo deve permettere. Scusa un attimo, Sì. sto dicendo tipo che puoi circolare con il traffico, Perfetto, però puoi decidere se.
Però, ma che cacchio sto combinando? L'intelligenza artificiale del traffico la devono migliorare, perché se ti trovi un mezzo che si blocca in mezzo alla strada così, non puoi camminare perché si blocca la strada. Tanto vale che me ne vado su multiplayer, se c'è qualcuno che mi blocca, mi blocchi, io giro e me ne posso andare. Hai capito qual è il discorso? Devono comunque implementare l'intelligenza artificiale. Se la fanno, ben venga. Poi magari c'è più il problema che i server si bloccano. Lo Ma posso ti fare. ho detto, se io non posso utilizzare la mod, è inutile che resto sul multiplayer ufficiale. Tanto vale che me ne Sì. vado sul Poi vecchio multiplayer. puoi fare tutti lo stesso carico senza bisogno di via for Spedicor. Vabbè, questo sicuramente è un punto a favore, però ti ho detto, se integra le mod sarebbe l'ideale, almeno questo è il mio punto di vista, eh. Perché ti ripeto, farming me lo permette. Farming lo permette. Solo che finché non vediamo quello ufficiale è inutile parlare. Dabbo, quanto porti il 143? Il? Il 143? Ma dici il Turbo Star? Il No, lo 143 Scania. lo scanning. Ah, lo Scania, e penso che mo finito questo giro qua, poi inizio un'altra volta con lo Scania. Prendo il vecchio Scania che ho utilizzato, che mo ho fatto il giro di Cioè, tutti i qual è? mezzi. E lo Scania è il tipo vecchio, l'Highline. No, io dico la mod. Ah, la mod no, ma mod solo in single player, ma utilizzo soltanto quella del Rough Eh sì, Garage. qualche. Ah, di Raff le uso solo. Sì, è quella al momento, è quella là che è più stabile. Non mi ha dato problemi. Poi Eh sì, molto, molto belle comunque. ho preso Trovo. pure la mod, quella lì con il motore potenziato, con le marmitte, i marmittoni Sì. aperti, e Mi pare che quindi l'hai pagata. 5 euro. Ma è ottimo. Non mi sono fatto lo scala lì. Ottimo. Non riesco più a liberarmi. Marco, prova a fare il giro al contrario, invece di fare la retro, l'inversione di marcia. O sei proprio bloccato? L'ultima volta che lo metto come ditta. Prova a sterzare al contrario, Marco, perché ho visto che. Sterza, Oh, vai, vai, vai. non funziona, Non va. non va più né avanti né indietro. Allora, facciamo così. Che il rimorchio urtava, la protezione del rimorchio urtava sotto la benzinina qua. So come ho fatto a andarmi a incastrare così, come un nabab. Occhio che gli sta incastrando. Ti conviene fare il giro, Marco? Io ti seguo, non ti preoccupare, non ti lascio No, c'ho lo scoperto. spoglio io. No, c'è sta merda qua, non riesco a fare Ah, ma inversione. è chiuso là. Azzo, Sì, è chiuso, è chiuso. io non l'avevo capito. Non c'era una voce. Spido, non avevo. Io non capisco neanche dove cazzo dopo. È quello il problema. Ma che tetto questo? Ma infatti dicevo io, com'è, lui può fare inversione, cioè può fare il giro e fa inversione, e dicevo io, ma mi sembrava strano. Non so, sono finito di qua e non ho più capito niente. Forse ce l'ho fatta a liberarmi. Sì, vai, occhio a Mattias, non tamponares Mattias, è l'amico Chi sono? spagnolos, olè! Mattia, sempre massimo rispetto. Come mai ci siamo fermati? Non so, Mattias forse deve caricare lui, non lo so. Le trombe trombano. Non so, scusa.
i fischi fischiano. Sei un malpensante, sei un malpensante, ecco. Marco, come devo fare con te? Eccola qua, lui tipo. Ah, fai il malpensante, fai. Ah, senti. Siete malpensanti tutti quanti. Secondo siete pronti, io sono già pronto. Ho 300. Là, io ho 300 cavallucci sotto il cofano qua che. 300 cavalli? No, 300 cavalli no, 500 e qualcosa. Mi sa 500 cavallucci. Mi sembra che 300 cavalli, ti dicevo, ma come cazzo lo chiedi? Io da 340 cavalli quando erano sul Renault, l'ultimo che ho portato. Questo è un altro salto di qualità. Ancora Mattias? Sì. Ma non lo sento parlare. Mattias. Attento Mattias, mi copi il cambio? Io. Ho provato a fare una chiamata sul CB. No, ma non c'è più. Ma è uscito da disco? No, no. Ah. Mi sta buggando il gioco. Ah. Chiuderò pronto. Se sto rientrando. Chissà se va. Ma sì che va. Vediamo se siamo in grado di giocare stasera, va. Rullo di tamburi. Di connessione. No, neanche problemi di connessione, un bug, non. Cioè. Non ti so neanche come spiegarlo, mi crashava, però cioè il gioco rimaneva, usciva solo fuori dalla schermata. Ecco, adesso sembrerebbe che non lo fa più. Vediamo se riusciamo a partire stasera, mannaggia Maron. Ok, ti ho visto ricomparire. Marco, da te piove? Sta piovendo da te. Ma nel gioco o nella realtà? Nel gioco. No. Ecco, inizia da piovigginare nel gioco. Non si capisce mai se si parla nel gioco.
Ecco qua, beh, sì, un'altra cosa, vedi i navigatori, avete strade più brevi o più strade lunghe? Mi sembra la migliore. Io più brevi, quindi non è che magari... Aspetta che te lo dico, eh? No, non grafica, gameplay. Allora, sì, modalità navigazione migliore. Ok, la metto anch'io allora. Dove cazzo si esce da qua? Ogni volta mi... Ogni volta interno all'auto uscire da Salvienda. Mamma mia. Sì, è un casino uscire da sta ditta. Poi di notte, tra l'altro. Ma tu hai il tuo rimorchio, vero? Sì. Ok. Vamos. Vai. Io parto. Puoi passare avanti, Mattias. Io aiuto sempre la fila. Ok. Ti faccio un po' di spazio così. Oggi perché sto usando il cambio manuale del pocket. Marco, poi quando siamo in rettilineo gli diamo gli onori e il benvenuto. Sei pronto, Marco? Cioè, suoniamo? Sì, dobbiamo dargli benvenuto. 1, 2, 3, via! Benvenuto nel convoglio, Mattias. Sei entrato ufficialmente nella storia. Aia. Aia, ecco. Crasha. Cioè, porca puttana. Ma vedi me crashare o è proprio il tuo gioco? Non riesco a capire. No, a volte mi vedo te a tratti, a volte anche a me. Tipo adesso sei te, vedi? Però boh, non capisco. Vabbè, il ping è un po' più alto perché siamo nel server americano, però boh, io lo vedo che rimane stabile il mio ping. Non lo so. E i ping più o meno sono nella norma. Considerando che siamo sul server americano. Eh sì, anche Mattias addirittura ha il ping più basso del mio, quindi figurati. Di un decimale, insomma. Che ce n'è Mattias? Fibra? Io sì. Ma mi sto fibra fibra. Cosa? La misto rame o proprio fibra fibra? Fibra fibra. È quella che ti arriva in casa. Sì, sì, vado su. Scusami in tab, non me ne ero accorto che, cioè, mi si è dimenticato che è il live. Tranquillo, non ti preoccupare. Beh, un po' di terrone ci sta sempre, bisogna portarla sempre ancora avanti. Dov'è che sei tu? Io sono Dio. Io sono la... Ah, scusa, vai, vai. No, no, dicevo a Mattias, tu lo so, Dab, dove sei. Aia! Ma no, porca puttana, ma che cazzo è stasera? Mi va a tratti, ragazzi, mi va a tratti, non so... No, però è due volte che mi pigli in piena non mi fai danni. Che non ti faccio danni? No, è vero. Marco, è capitato. Sarà un ritardo. Scusate un attimo. Sì, sì. È impossibile che ti prenda e non ti faccia danni, scusa.
È normale, appena accendo le luci mi crash. Oh, guardate, tanto ero in live, poi basta che andate a vedere, di danni non me ne avete fatti. Scusate un attimo. Sì, sì, vabbè. Ma lo sapessi. Dab è normale. Non saprei, provate a fare l'aggiornamento del multiplayer. Scusate. Sì, sì, vai tranquillo. Ah, ma il semaforo adesso è verde, ora ci ho fatto caso. No, però anche se era verde io mi sono dovuto fare. Ah, va. No, comunque i camion europei da quelli americani decelerano un botto quando sono in folla. Sì. Hai notato, Dab? Sì, allora se li metti bene in folla scorrono bene. Se lasci la marcia inserita e vai per inerzia frenano, questo sì. Infatti utilizzo il cambio. No, non li metto proprio in folla. Io dico li metto in folla e rallento. Ah, e beh, dopo un po' di chilometri, dipende sempre dalla strada, dalla pendenza, dalla velocità. Però sì, diciamo. Forse perché lo scavani. Dab, ti ricordi che ti dicevo da temparo quello della scheda video? Sì. Poi ho guardato, la mia fino a 88 gradi è tollerabile. Ottimo. E 86 abbondantemente nella norma. E diciamo che quando magari nel pomeriggio che fa caldo arriva anche 83, però è caldo, è normale. Sì, vabbè, ma quella devi capire pure lo sforzo che devi fare nell'elaborare i dati. In sto periodo, poverino, soffriva anche un po' di più. Poi devi considerare pure che fai le live, quindi comunque la sfrutti, la spremi un bel po' la scheda video, la scheda grafica. Beh, che tu non hai problemi perché la tua scheda video è performante. Scheda video hai, Marco? Ti sento basso, scusa, dimmi. Che scheda video hai? Da 2060 su tutto. Allora, cosa vuoi? Ma no, l'altra volta facevamo discorso di temperatura perché pensavo che 80 gradi fosse alto. No, la mia va a 99. Mizzica. Dovresti cambiare la pasta termica sul dissipatore della GPU, se sei pratico. Perché rischi di fonderla così, cioè la rovini la scheda video. No, non si rovina, il portatile. Ah, il portatile, allora il discorso cambia. Anche se al portatile è un'impresa cambiare la pasta termica alla CPU, devi aprirlo completamente, mamma mia, io solo una volta l'ho fatto. Poi da allora ho deciso di non comprare più i portatili, proprio per questo fatto qua. Proprio. Mamma mia, infatti con il PC fisso gli tolgo il dissipatore dalla CPU o dalla GPU, gli metto pasta termoconduttiva, chiudo e via. Ogni 2-3 anni gli faccio sta cosa qui. Il portatile è bello, ma è molto limitato. Sì. Diciamo che io avevo iniziato a prendere portatili appunto per la cazzo, ho preso il rosso. No. Per la comodità di portarlo appunto in giro. Però li poi mettevo sui miei giochi e andavo dai miei amici, capito? Ah beh, sì. Però quando uno ha la possibilità e se ha l'opportunità di assemblarsi un fisso sarebbe l'ideale. No. Anche perché lo tengo così perché c'ho quello lì, vabbè, che avevo prima. Sì. Adesso col fisso ovviamente non controllo. Oh, ma poi anche perché te lo devi usare per giocare. Ma anche perché se tu devi spendere una cifra importante per il portatile, anche da gaming, se tu sei continuamente in viaggio, allora ci sta, lo prendi. Ma se tu lo utilizzi al 99% a casa e qualche volta così fuori casa,
Secondo me non, la spesa non vale, preferisco più avere un fisso buono e un portatile normale che mi permette di navigare. No, ma tu cazzo si semafori. Quello che ti dicevo, che il portatile vecchio lo tengo così da battaglia, da usare così. Da muletto, che quando devi fare qualche operazione a cuore aperto sul fisso, come faccio io, c'ho sempre il muletto pronto per le venienze. Capito? Non ho capito, Marco, scusa. Ho detto, magari va bene da portare in caso che vai in ferie, quelle cose lì. Sì. Mattias, noi qua dovevamo girare a destra. Alla rotonda. Mi ero dimenticato. Scusa, sono troppo avanti, vi ho perso. Siamo dietro. No, era per le strade un attimo. Ah, tranquillo. Aspettate che rallento un po', va. Migliore, no? Faccio 50 fissi. Lascio Darwin. Ottimo. Io qua 61 fissi e sono in 2K, credo, e con la risoluzione del monitor, questo qui fotografico, la vedo bene. Tu non giochi male. Cosa? Non giochi con ETS? No, sono sul single player. Solo in single player? No, è perché non ho il DLC, se no sarei venuto. Mi sto facendo un bello Stralis. Vai Mattias, passa. Allora, come? C'è la mod quella dei pneumatici, non è bello. Che DLC ti mancano delle mappe? Che DLC mi mancano? Quasi tutti. Ragazzi, ma voi quanto siete distanti dall'arrivo? Un chilometro. 1540. 1530. 1536. Siamo lì comunque. Vi ho allontanato di brutto. Stiamo volando. Siamo noi che stiamo andando con calma e non ti vogliamo far fare brutte figure qua. Caro Marco, tu ci sottovaluti. Vi ho visto riapparire, ho rallentato un po'. Va bene, ma si dice così, sì. Io mi cerco 560. 200. Sarà che usando il manuale mi viene di più da tirare. Però consumi anche di più, quindi poi dopo non dire che poi a metà strada e devi abbeverare i 700 cavalli là che c'hai sotto la cabina. No, cos'era? 5:30, non mi ricordo già più. Ah, sei sceso un pochettino stasera. È un TAF, quello nuovo. Ah, è vero. Quindi ce la possiamo giocare alla pari. Che più o meno pure io dovrei avere 530 cavalli o 540. Sai, quello con cavalleria sono qua io stasera. 750 Volvo. Spaventoso da manuale. Ogni tanto lo uso pure io il Volvo. No, che l'altra volta l'ho provato il DAF e poi non l'ho più cambiato. Ho tenuto questo per la settimana.
beh, adesso devi ammortizzare pure i 300.000 euro che è costato sto mezzo. Mamma mia, quanto ti è costato in totale? Che tu la sei più ricco di tutti quanti noi messi insieme qua. Nel tuo profilo chissà quanti miliardi c'hai. Ti ho sentito. No, in questa partita qua avevo usato, come cavolo si chiama, la moda per aumentare i soldi, ci attendiamo. Ah, non c'è sfizi così. Questo qua perché l'ho fatto per giocare in multiplayer. Ah, quindi hai creato un profilo apposito. Sì, nella mia partita normale ho guadagnato i soldi, diciamo onestamente. Diciamo. No, nel senso. Senza trucchi. Vabbè. Però io un trucco l'ho usato nel nuovo profilo di American Truck, però è facile, insomma, ho utilizzato il Virtual Speditor, perché altrimenti l'avanzamento di carriera sarebbe durato un'eternità, perché praticamente con l'ultima versione di American Truck mi aveva mandato un po' in pappa tutto il vecchio profilo. Ero a livello 35, quindi non è che fossi chissà quanto avanti, e dovevo ancora sbloccare delle abilità. Per cui ho detto, visto che ho l'occasione, Virtual Speditor, mi sono fatti tutti i viaggetti ad hoc. E mo devo ancora continuare a andare avanti con la carriera. Comunque ho visto su Facebook che è uscita la 1.41, la beta ufficiale. Cioè la beta proprio, quella senza il codice. Disponibile per tutti, insomma. Ma io finché non esce definitiva non la utilizzo, ma manco con il profilo, facendomi un profilo per la beta. Boh, io l'ho provato. E com'è? Te l'ho detto com'è il multiplayer, per me è valido. Però devono metterti in condizione di poter utilizzare le mod, come funziona con farming, altrimenti io ti ho detto, preferisco andarmene sul Trackers MP e aspettare pure gli aggiornamenti, anche se dobbiamo dire che gli sviluppatori di Trackers MP, proprio perché sta per uscire il mod, il multiplayer ufficiale, come hai potuto ben vedere nel giro di qualche ora hanno fatto gli aggiornamenti, quindi è chiaro che non integreranno Trackers MP. Almeno dal mio punto di vista, per il momento sto avendo questa impressione qua, può darsi che mi stia sbagliando, però. Raga, io stacco. Ciao raga, buonanotte. Ok, ciao. Buonanotte. Abbiamo perso Mattia. Vai, crash. Non so, mi sa che ho problemi di rete stasera. Sì, prima che per un attimo ho visto schizzare a 700 di ping. Vuoi che ti aspettiamo che rientri? No, ma non mi va proprio la linea qua, non mi sta prendendo. Sto mettendo il Discord con i dati miei. Eppure il ping non era altissimo, perché l'ho visto prima quando siamo partiti. No, sì, appunto, ma quello che mi sembra strano, non lo so. Infatti era basso, però c'è stato un paio di volte che è schizzato a 700. Ma a parte quello, poi Marco, ti stavo davanti, non li sentivi te, però sbatteva, andava in ritardo la linea, arrivava in ritardo. Per quello che, infatti, se mi vedeva dietro. Infatti ho notato che ti sei messo quasi di traverso. Eh sì. Infatti poi vabbè, l'ho visto da lontano e ho rallentato. Io è per questo che quando chiudo la fila mi metto sempre molto distante dall'ultimo.
proprio per avere sia il tempo di frenare io sia il tempo di avvisare se arriva qualcuno con una guida un po' da GTA. Però qua in questo server è molto tranquillo, veramente tranquillissimo. Sì, no, infatti ultimamente sto scegliendo sempre questo, ha meno problemi di lag. Oh, ma pure a livello di server. Si è crashato tutto di nuovo, che fa? Oh. Mamma mia. Prova a fare una cosa al limite del prova a vedere se i file del gioco sono buoni, cioè nella libreria fai tasto destro proprietà. Adesso no, ecco perché adesso mi è partito l'aggiornamento. Ok. No. Sì, ma qua ci mettiamo una vita. Ah, quelle sono una decina di megabyte, non so che linea c'hai. Poi Mattias, quando mi vedi sulla mappa riprendi la tua posizione normalmente, quindi sorpassami in scioltezza. Sì. Ci dobbiamo fermare e aspettarlo. Forse sì, perché è un po' troppo distante. Cosa Mattias? Perché non so quanto ci mette qui. Marco, facciamo una cosa, mettiamoci a 70 km orari e lui a 90 km orari ci raggiungerà in un tempo minore. Sto andando già, guarda, sono a 60 adesso. Ah, e allora mo mi metto pure io a 60 km orari. No, adesso mi sono a 70. Ok. Gli sto lasciando lo spazio a Mattias di poter fare la manovra di rientro dal sorpasso in maniera sicura. Marco, ti abbiamo perso, non ti ho sentito. Ho detto, non sta ancora rientrando. No, di qui no, sta facendo un aggiornamento. Ok, beh, tanto non lo so come mai. Non so come mai a me Discord fa così cagate. Devi controllare le impostazioni del microfono, dell'audio, perché io ho disattivato tutti i fronzoli, li ho disattivati, riduzione del rumore, tutte queste cose qua l'ho lasciato come se fosse un mixer analogico. Quando ho la linea nuova va molto meglio rispetto a quando ho la DSL. Devo ricordarmi di mandarti uno screenshot della configurazione audio di Discord che sto utilizzando proprio per ridurre al minimo l'uso della banda, perché Discord ciuccia parecchia banda quando lo utilizzi. Uscire a destra. Ok. Cosa? No, ho sentito il tuo navigatore. Ah? Ho risposto al tuo navigatore. Uscire a destra. Qui siamo al 3%. Inizia qua. È lunga. Comunque Marco, noi il primo convoglio l'abbiamo iniziato a ottobre. Quello non ufficiale, diciamo, il primo nel cui io avevo il mio camion diverso dal vostro. Ho rivisto le live di Diego, mannaggia, mi scordo il nome. È un berito, mannaggia la miseria, che con i nomi qua sto facendo un po' di un po' a botte. E la prima risale al mese di ottobre dell'anno scorso. Non so, è parecchio. Sì. E mo tra poco fa un anno. Entra, vai, entra, esce, cazzo.
Chi è che siamo rimasti solo io e te però ad ottobre? Sì, perché Scienzi ci ha lasciati a gennaio, se non ricordo male. Effettivamente so che ha ripreso a giocare, ma non so se viene ancora in multiplayer. Ma lui mo sta giocando a qualche altro gioco di simulazione, credo. Si sta giocando anche su DTS. Ah. Da quando ci fu quel ban si è un po' scoraggiato, forse quello lì quando fece il frontale in Corsica là. Beh dai, qualcuno lo incontri comunque, anche se il server c'è poca gente. Questo sì. Sicuramente non ne incontri tantissimi come quando stai sui primi due server, però primer ho detto i primi due server, però ci sono. Mi vedi andare bene, Dab? Mamma mia, mi hai fatto venire la pelle d'oca, talmente che vai bello lineare. Sto per un motivo. Che è successo? No, sono collegato anche a una VPN. Ah no, vai tranquillo, come non ti ho visto mai andare prima. VPN però aveva le porte aperte. Ah, è come ho fatto io. Io ho dovuto settare i DNS che davano un po' di problemi. Perché io proprio lì più privato, quindi neanche col DNS potevo risolvere il problema. Ah, e beh. L'unico è stato fare una VPN. Eh sì. Che poi la VPN infatti, è molto utile. Anche quando giocavo a... ragazzi, qua è lento, mi sa che metto qua guitta perché qua la vedo lunga. In caso che vuoi rimanere su Discord in compagnia, in caso che finisce rientro, mal che vada, se no vi scrivo un messaggio che qua la vedo lunga. Va, siamo bene. Neanche no, perché più che altro quello che mi preoccupa non sono andare neanche avanti, mi fermo al 3%. Allora secondo me c'è qualche problema di connessione stasera. Può essere, sì. Vabbè, no, che c'è anche vento, non è brutto, no, ma vento. Prova a fare una cosa al limite. Scarica il software direttamente dal sito di Trackers MP. Disinstalla questo qui e ristalla quello lì. Ma può darsi pure che... per capire più che altro se il problema è la connessione o se è l'applicazione che non va. No, a me la sto aggiornando Steam. Ah, ok. Per quello. Ok, allora è tutto chiaro. No, comunque ti stavo dicendo che anche quando aprivo Pod mi dava il NAT ristretto. Ah. Adesso me lo dà aperto con la VPN, hai capito? Ah. Quindi dipende dalla posizione geografica, diciamo così. Le schede 4G non rilasciano un IP pubblico. Io stacco, vediamo se mo adesso rientro fra 10 minuti, vediamo come. Intanto vado a mangiare un boccone. Ok. Ok. Ti aspettiamo. A dopo. C'è. Devo su un attimo, Dab. Non ho capito.
Prego, prego. No, niente. Ah, sei anche tu sullo stesso canale del CB. Scusa? Scusa, Dab. Dicevo, anche tu sei sul canale sintonizzato sullo stesso canale del CB. 19. 19, yes. Sì, l'avevo messo l'altra volta. Che gli altri, solitamente gli altri canali, capita che sono un po' più affollati. Mi pare il 9, se non erro. Lo so, io ho sempre usato il 19. E l'altra volta l'ho ritrovato sull'11, non so neanche per quale motivo, non l'ho mai messo sull'11, l'avrò messo senza accorgermi. Può darsi, io l'ho impostato direttamente sul gioco qua. Il canale preferito. Molte volte quando gioco insieme a voi lo spengo proprio. Ah, vabbè, perché c'hai Discord, giustamente. Io quando ho iniziato a giocare multiplayer però usavo solo quello, il CB. Vabbè sì, perché Discord, come ho fatto pure io, era un po' titubante. Poi dopo l'ho riscoperto e ho capito che è utile per certi versi, perché poi io quando giocavo in multiplayer su Sniper Elite, quello lì competitivo, e si utilizzava la chat vocale o si scriveva, io non capivo come gli avversari facessero a vedermi in un punto così bello mimetizzato. E poi scoprì che molti di questi team utilizzavano Discord, queste chat private, diciamo così. E da lì poi, diciamo così, poi l'ho riscoperto quando ho iniziato a fare i convogli con voi. O meglio, l'ho scaricato ed ho visto che non era poi un software particolarmente cattivo, diciamo così. Ero un po' scettico sull'utilizzo, però poi mi sono reso conto che è un ottimo software, o come si dice di questi tempi, una buona app. Hop back. E intanto ti ho raggiunto, Marco. Visto. Guarda come ti fai fare il mio camion. Lo vedi? No, non riesco a vedere perché ti ho proprio dietro il tuo tiro. Beh sì, vabbè, ho la scusa. No, veramente. E falli adesso? Adesso li ho visti. Sì, e sta alla stessa distanza di prima. Sì, ma eri proprio nascosto dietro, non si vede che li fai. Ah, mi ero... giustamente, ero allineato e coperto, hai ragione. Sulla strada non si vede molto quello che puoi fare. Però è migliorata notevolmente la proiezione dei fari sull'asfalto rispetto alla versione, la 1.40 appena uscita con la mappa Iberia, che poi tra l'altro, a quanto pare, hanno anche risolto il problema dell'aberrazione cromatica della luce del sole sui canali di sculo dell'autostrada. Ho notato che il colore rosastro nei canali di sculo, in generale sul grigio, non si vedono più, non sono così belli evidenti, e hanno fatto un'ottima correzione del bilanciamento del bianco. Detto in gergo fotografico. Insomma, si sono dati da fare. Sì, hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Marco, tu puoi anche andare anche un pochettino a 90 km orari, o un po' più sciolto e disinvolto. Sto andando 80? 80 fissi sono. Ah, ok.
sto seguendo le indicazioni stradali. Perfetto. Che qua porto 110. Ah, perché forse questo è il limite di velocità per le auto. Sì. Lo vedi il mio Mercedes, sto Mercedes come fa il birbantello, come lampeggia. Comunque non ho capito il tuo sondaggio. Ma era ironico il sondaggio. Infatti. Era sempre lo stesso mezzo, però per no, invece di metterlo una sola volta l'ho messo due volte, però ho invertito l'ordine delle parole, vecchio modello e modello vecchio. Avevo fatto sta cosa. Sai cosa mi ha portato fuori pista? Caspita, allora ci sono riuscito. Infatti dicevo, ma non è che leggo male. Ma no, è la stessa roba. Bravo. In effetti è così. Anche perché ti ho detto, mettere un solo mezzo e poi farlo votare non era la stessa cosa di come ho fatto le altre volte. E quindi ho detto, facciamo sto scherzetto, vediamo come va. Ti sento un po'. Mi senti adesso? Ora sì, se il microfono lo allontani anche di 10 centimetri. No, il microfono non lo allontano, è attaccato alla cuffia. Ah, forse è per questo che non ti ho sentito più. Lontano io. Sei anche tu con la web? Sì, ma il microfono è della cuffia. Eh no, dico, ti stai inquadrando? Sì. Io ti sto salutando proprio in questo momento nella mia live. Saluto Mark. Saluto pure io. Così almeno quando poi darai un'occhiatina alla live vedrai il saluto che ti sto facendo in questo momento. La mia di stasera è stata un disastro. Sì, è stata una serata un po' particolare. Sono vicino al campo. Adesso ho passato col rosso. Ai. Tling. Stasera non è serata. Sei troppo distratto. Sì. Finiamocelo sto viaggio. Ma sì. Che tutto sommato è andata abbastanza bene, a parte gli imprevisti tecnici per Mattias e per Manuel. A parte questo, tutto sommato pare che la live a me per il momento non mi sta dando problemi. Dico per il momento perché non si può mai sapere. Quella mi sente e fai dispettucci. Io non ho problemi con il live, ho problemi proprio che è andata la neve. Ah. Mi sono dimenticato, detto, mi sono dimenticato di togliere il countdown prima. Ah, io stasera ti dico la verità, non l'ho proprio messo. Me ne sono proprio scordato. Ecco, tu ti sei scordato di metterlo, io mi sono scordato di levarlo. È colpa mia, allora la prossima volta devo mettere pure io, così tu ti ricordi che ho messo il countdown. Sentiamo. Devo chiedere informazioni su Gamecaster, tu che lo conosci bene. Abbastanza bene. Io però, poi un'altra volta ne parliamo. Adesso. Non ho la testa di pensare troppo. Vabbè, io posso dirti che in questo momento sto in 1080, sempre a 4500 kilobits. Non l'ho modificata dalla... Sei passato a 1080? Sì, ma sempre con lo stesso bitrate, quindi è come se ho soltanto aumentato un po' la grandezza dell'immagine, ma non molto la qualità. È come se avessi fatto un ingrandimento leggero.
aumentato qualche riga, però la risoluzione sembra la stessa. Io sto al 1080 con 4500 di bitrate. Ah, è come me allora. Perché io potrei anche aumentare 40 giga di upload. Però non ti conviene perché potresti avere una connessione instabile. Io ho già fatto questa prova. Pure io ho una connessione che mi permette di salire fino a 6000 kilobits. Però il problema è poi è instabile. Dovresti avere 20, mi sembra. Eh sì, infatti io ho 20. Però mi sono fatto un calcolo. Io ho 40 giga di upload, mega di upload. Ma tu devi considerare che però devi considerare tutto ciò che è aperto sotto. Windows comunque c'ha le applicazioni che ciucciano un po' di banda. Metti il Gamecaster, metti il come si chiama qua? Meglio non rischiare. No, assolutamente. Ma io ti ho detto, calcola che l'ho fatto una volta, l'ho messo a 6000 kilobit e la live mi frizzava ogni tanto. 5000 è la stessa cosa. Entravo nel pannello di controllo di Twitch e mi diceva connessione instabile. Quindi l'ho provata a 4.5, quando ho visto che era stabile ho detto a discapito della qualità, di un po' di qualità, preferisco avere una connessione stabile. Io infatti non l'ho più mosso da allora. Io 4.500-1.080, quando vado a rivedere il video si vede bene. Sì, e tu poi hai aumentato la risoluzione, quindi cioè l'immagine hai aggiunto qualche riga in più rispetto alle 7.20. o alle 980 che utilizzavo io all'inizio. Quindi comunque la qualità dell'immagine si vede meglio, però senza alzare il bitrate, e c'è una connessione più stabile così. Ci sto un po' allontanando. No, vai tranquillo, vai. Io mo tra poco inizio a far scatenare un po' i cavallucci sotto la cabina qua, perché questi iniziano un po' a reclamare. Ho fatto già 727 km, quindi direi che si può anche iniziare a fargli fare una bella sgranchita di tubi di scappamento. Chissà il tuo omonimo se è riuscito a risolvere il tuo omonimo. Dico chissà se è riuscito a risolvere. Sì, speriamo almeno così, magari il lunedì posso ritornare a vedere un po' le vostre live che mi facevano compagnia, quelle là in in promoz, non mi veniva la parola. Ha fatto proprio bene sto DAF con lo schermo sul contachilometro. Sì, è molto high tech. Molto aerodinamico pure. Guarda, allora ti dico la verità, che io preferisco della vecchia scuola come questa roba tecnologica, però su un gioco ormai che cioè, un po' di modernità hanno portato, insomma, non so come dirlo. Sì, una ventata di freschezza, diciamo che un esatto. Make up hanno fatto al mezzo, è il primo camion che porta realmente novità importanti, insomma. Sì, hanno apportato. Vabbè, in effetti hanno replicato ciò che la Mercedes ha fatto da diversi anni, che però al momento sui mezzi questi qui non l'hanno messo. Ho capito. Dico come camion nel gioco, dico. Eh sì, però mancano ancora l'Iveco. Alcuni hanno chiesto dell'Iveco, però per
con Endal. Okay, ma il mio discorso era proprio che questo qua è il primo camion che NTS porta un po' di tecnologia nuova, insomma. Ah, sì, sì, scusami, non avevo filtrato il senso del discorso. Sì, 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 questo sì. Diciamo che rispetto al 106 questo qui ha portato un'ulteriore ventata di freschezza. Senza bisogno di mod. Ma ogni tanto ti perdo. Non lo so, Discord te l'ho detto, mi fa schifo ma è Discord. Ah. Comunque dovresti andare nelle impostazioni audio e disabilitare tutti i miglioramenti, tutto ciò che invia i dati, queste cose qui, perché appesantiscono ulteriormente il programma. Se domani mattina hai tempo ci sentiamo e mi aiuti. Ottimo, perfetto. Se ci sei hai tempo. Ci sono. Domani mattina allora ti rompo le scatole. A disposizione. Ma portami due scarpe, così nelle scatole mettiamo due scarpe. No, non credo. Troppo fluido, le live escono bene. È come se in questo momento si fosse attaccato la riduzione dei rumori di fondo. Quello per esempio devi disattivarla. Poi la preamplificazione del microfono, tutte queste cose qua. Pure le impostazioni del microfono devi impostarlo manualmente. Infatti ho fatto tutto così. Ogni tanto ti sento che vai in cucina. Apri il frigorifero. Prendi la bottiglina qua. Non può fare tra un po', però c'è un po' sete. Mi sa che farò un po' una piccola sosta di 2 minuti e te la faccio fare. Io qua a portata di mano c'ho sempre la bottiglia d'acqua. Ci infrego, se no. L'ho messa fuori al finestrino qua. No, a parte gli scherzi, ce l'ho sempre la bottiglia d'acqua a portata di mano. Anche perché poi quando fai le live e parli, hai bisogno di ogni tanto fermarti, fare un sorso d'acqua e idratare. Esatto, puoi fare una pausa perché altrimenti puoi risultare logorroico e fastidioso. Ti fermi e poi dopo riprendi un'altra volta. Alla salute Marco, ho brindato per te con l'acqua qua. Bene, bene. Ah. Ci vuole, soprattutto con questo caldo. Il sorsettino d'acqua ci vuole, perché se bevi l'acqua dopo inizia, e io parlo per me, poi inizio a grondare di sudore. Beh, che non è ancora tempo, però insomma in questi giorni al lavoro stavo schiattando proprio, guarda. Ma tu dovresti farti una bella carica di sali minerali, queste cose qua, anche a pranzo magari, qualche verdura, qualcosa che ti permette pure di recuperare energie extra. Sì, infatti. Oppure se sai, che ne so, qualche frutta che ti piace e ti fa stare un po' meglio, magari la mangi e recuperi i nutrienti secondo natura. Oggi ho dovuto tirare un cavetto nuovo da un cliente sotto il sole. Mamma mia, ma ti hanno offerto almeno l'acqua fresca, il caffè? Non mi ero in ufficio, appena stavano trasloccando non c'avevano una macchina. Ah, perché? No, ma io c'ho sempre dietro la mia borsa, prego con l'acqua. Vabbè, però almeno qua dalle mie parti, quando qualcuno viene a fare qualcosa, offrono il caffè,
Tipo per esempio è venuto il tecnico della Vodafone perché ha avuto un problema con la Vodafone Station e faceva caldo quel giorno e gli ho dato l'impossibile, il caffè, l'acqua fresca, insomma se n'è andato da qua, da casa mia, che secondo me se n'è andato bello, felice e contento. E un'altra volta invece è venuto il tecnico sotto l'acqua, lui con la lacerata, io cioè dissi ma come, con quale coraggio lascia sto Cristiano a lavorare sotto all'acqua. Sono andato in casa, ho preso il mio bello ombrellone e mi sono messo vicino a lui e gli ho fatto compagnia e l'ho coperto pure, almeno se n'è andato meno spugnato d'acqua. Ma quel giorno diluviava, Marco, ma se ti dico diluviava. No, ma anche perché poi voglio dire il rispetto. Capitano anche a me, Ma spero che almeno ogni tanto una persona di buon cuore dice è vero che questo è pagato per fare ste cose, però almeno a trattarlo in maniera decente. Ci sono anche gli stronzi, però spero che i buoni siano molti molti di più rispetto a quelli lì un po', diciamo così, che si fanno i fatti loro, quelli che danno per scontato. Ma non ho mai fatto una Steam, guarda che rosso. Eh sì, ho visto, t'ha fatto il suono della monetina. No. Ha fatto il suono della monetina? No, non me l'ha fatto. Ah, e allora si vede che forse sei passato col giallo. Anche se non sarebbe giusto, in effetti. Ma non è che per caso hai disattivato le notifiche? Eh? No, ci sono. Sicuro, furbacchione. Non l'ho proprio preso. Che furbacchione fai? Assolutamente no. Sei sicuro? Sicurissimo. Promettimelo sull'acqua fresca che berrai domani mattina, il primo bicchiere appena ti svegli. Anzi, fai una bella strombazzata per dire che è vero. Ah, ok, proprio perché se tu si è sentita in replica del tuo audio. Sì, devo risolvere anche questo problema, c'è troppo eco nella live. Ah, non ci ho mai fatto caso, lo sai. C'è però. Probabile. Ma sarà che ho anche delle cuffie del Menga. No, vabbè, ma quello non dipende tanto dalle cuffie, perché se il microfono pesca il suono dalle cuffie, allora il discorso cambia. L'unica cosa che devi fare è, siccome se il sistema, tu le cuffie le metti tipo dal pannello anteriore del PC. Sì, allora devi andare nelle impostazioni dei suoni e devi vedere se sta applicato l'effetto spazio cuffie spazio, una cosa del genere, perché la prima volta che io ho utilizzato le cuffie frontalmente mi attivava audio spaziale, una cosa del genere, e sentivo il suono raddoppiato, e lo mette anche nella live, nella registrazione. Una volta disattivato questa funzione, dopo l'audio lo sentivo nella live come lo sentivo in cuffia, quindi era preciso, senza artifici. Devi controllare, perché non è Gamecaster, perché Gamecaster
tutto ciò che passa sulla tua scheda audio lo prende, quindi devi controllare le impostazioni. No, stavo pensando che il problema fosse Gamecaster. Ah no, è quello, Gamecaster ti applica qualcosa sul microfono, il compressore, poi che altro? Io pensavo più a cuffie, che appunto ti ho detto sono cuffie non proprio professionali. Vabbè, io utilizzo delle cuffie da gaming che ce l'ho quasi da 10 anni, però non sono quel granché, però mi permette. Sì, no. Infatti io una delle prime live che ho fatto utilizzando le cuffie e il microfono, sentivo proprio questo fatto, che sentivo l'audio molto più ampio. Poi ho scoperto sta impostazione, da lì poi una volta disattivata e disabilitata non ti crea più problemi, non si attiva più. Pure la webcam è di recupero. Vabbè, io per esempio la webcam che sto utilizzando io l'ho presa su Amazon, ho pagato mi pare 70-72 euro, ed è una 2K, e poi con il pulsantino sopra fa il crop e la fa diventare 1080. Io per esempio con la luce e con la lampada, la bajur, per farti capire, dietro il case, e quando ho visto le live ho notato che la parte dietro di me era completamente illuminata, come se ci fosse una lampadina accesa frontalmente. E questo è perché questa webcam è grandangolare, e oltre ad avere un'ottima sensibilità alla luce. Tu, se vuoi, eventualmente ti mando il link del tipo di webcam, che non ha un grande marchio, però mi sta dando delle belle soddisfazioni. Poi valuto eventualmente se lo vorrei entrare. Io invece c'è quella classica. È di un marchio famoso, ma è di un videogioco. Ah, ma è la classica, quella lì che diciamo si può fare anche la messa a fuoco frontale là. Come all'inizio ce l'avevo pure io, però poi ho deciso di prendere questa qua perché andava meglio. Questa è fissa, ti ho detto, fa da grandangolo, oppure grandangolo che perché è il 2K, oppure il 1080 fa il crop e riduce l'immagine, quindi zoom. L'ho presa perché è grandangolare, insomma è un buon rapporto qualità prezzo. Credo di aver forse capito il brand di riferimento. Oh, un quarto di serbatoio qua, quasi. Eh sì, quasi un quarto di serbatoio ho consumato. Non male. Comunque Marco, il Turbostar è uno spettacolo, quel mezzo. Sì, sì. Mamma mia. Mi sto veramente divertendo. Soprattutto adesso che ho preso la mod, quella lì, con il motore potenziato, gli scarichi e tutto quanto. Grandioso. Provati, ho scaricato anche i remoti di Ralph. Quelli, la mod base, sono 3 o 4 rimorchi, devo provarli. È fatto bene Marco, veramente Ralph Garage ha fatto un lavoro grandioso. Ma veramente. Hai già provato anche i rimorchi? Non ancora, devo fare off camera, devo provarli. Rallato. Forse non ho mai sentito, ti stavo dicendo, io ho scaricato la mod base dei rimorchi, devo ancora provarli, sono 4 rimorchi. Ah, fammi sapere come vanno, perché in qualche occasione vorrei portarli pure io, però mi serve sempre il consiglio di una persona che ne sa più di me, quindi tu che più ne capisci di mod mi puoi dire.
Io visto che chi era provato è rimasto soddisfatto. No, ma comunque bravo Ralph a farle molto. Merita, merita. Marco, senti una cosa, al distributore, se ci fermiamo un attimo, fa un rabocco il mezzo qua. Comunque, ritornando a Ralph, hanno fatto io vado a rabboccarmi io. Ah, vedi, allora pure tu ti trovi nelle mie stesse condizioni. Sì, no, vado a rabboccarmi proprio io, Marco. Io qua c'ho 208 litri di carburante residui. No, oh, c'è un altro utente. Ah no, avevo preso il cartello stradale per un altro camion fermo. Questo server US1 è proprio bello. Bello tranquillo. Una cosa bella e fresca. Ho scalato senza frizione come se fosse il Turbostar. Povera frizione. Vabbè che quello c'ha il cambio sequenziale. Devo subito. Ok, vai tranquillo, tanto io qua faccio anche io un sorsettino di acqua. Alla salute Marco, cin cin, alla salute di tutti quelli che stanno guardando la live e che guardano i video miei e di Marco. Ho brindato anche alla tua salute durante il mio rabucco. Carica book qua. Vado. Sì, vai. E ho brindato alla salute dei tuoi follower e dei follower del mio canale e tutti quelli che vedranno i video registrati sui social. Mi sta seguendo nessuno. A te quante persone stanno in coda? Da uno spettatore, non so se magari sono uno dei ragazzi. Vabbè, dico il viewer, quanto ti dà? Uno? Sì. Vabbè, io qua ce ne ho due, li saluto e li ringrazio. Ringrazio pure i follower di Marco, così insomma stanno avendo la pazienza di seguirci in questo lungo viaggio. Meritano un premio. Siamo diventati questa sera. Ci vuole una bella bussata con l'eco sotto la galleria. Marco, sei pronto? Vai. Ottimo. Ho dato anche qualche colpo di crackson normale. E io qua vado solo di trombe. Oramai mi diverto con le trombette qua. Siamo ritornati alla vecchia formazione. Inizia a venirmi sonno. Infatti pure io. Ma sto gioco mi rilassa parecchio, Mamma mia. Soprattutto su questi server qua che... Guarda che se consideri l'orario del gioco, più o meno sulla strada alle 6 di mattina ci trovi giusto i mezzi pesanti. Comunque tanti mi sa che stanno già giocando al multiplayer ufficiale, perché sono visto che sono diminuite le persone nei server di TrackPoint. Effettivamente sì. Sì, vabbè, ma quello adesso è la novità, per cui tutti quanti andranno là. Secondo me tanti stanno usando la beta.
Sì, ma sicuramente. Però ti ho detto, forse la maggior parte di queste persone non ha mai giocato a farming, quindi non sa che in altri giochi puoi mettere le mod. Però c'è da specificare che le mod di farming vengono testate dal produttore del gioco e quindi vengono certificate e messe nel mod hub, in un hub dove tu scarichi le mod Sì, ho collaudate. E invece visto com'è. Infatti, le mod ci sono anche su PlayStation. esatto, invece per Eurotruck mi sa che sta cosa non la faranno. Questo è quello che penso io, perché semplicemente fanno le DLC per i mezzi, poi mettono mezzi nuovi, almeno forse per il primo periodo, e poi può darsi pure che di qui a 10 anni nel mod nel multiplayer ufficiale poi creeranno un sistema tipo farming, cosa che loro da cui si stanno ispirando, e se decideranno di far girare il multiplayer ufficiale con le mod. Bene, altrimenti io sinceramente parlo per me, me ne torno sul multiplayer classico e poi se mi devo fare un convoglio allora valuto eventualmente l'uso del multiplayer ufficiale. La cosa delle mod non saprei. Un youtuber, adesso che non faccio nomi, aveva detto in un video che adesso non si potevano usare appunto perché era una beta, ma che comunque quando poi arriverà proprio ufficialmente si potranno usare le mod. Però detta così a voce da lui, ovviamente non è una cosa. Esatto, mi hai capito, ma io poi ho fatto anche un discorso sulle DLC e perciò dico che diciamo non sicuramente ma molto probabilmente le mod non le accetteranno nel multiplayer ufficiale. Bisogna anche dimostrarlo, insomma, in qualche modo. Certo, no, non è che parla solo perché fa 8 miliardi di visualizzazioni, come dire, va un po' a modificare no, la realtà. Diciamo che fa delle supposizioni, però se uno non si sofferma al lato economico della cosa Se ha ragione, io sono ben contento, però come dici tu, una mod che ho io farla visualizzare ad altri che non ce l'hanno è una cosa un po' complessa. sì, ho detto, io che vengo da farming so come funziona il multiplayer del gioco, quindi per come la stanno impostando al momento, secondo me le mod ce le possiamo scordare, di poter giocare con le mod di qualsiasi tipo in multiplayer. Poi magari più in là riusciranno a sviluppare meglio il software, la versione del gioco, e magari faranno una beta sperimentale per le mod. Chissà, perché voglio dire, mo stiamo appena all'inizio di questo. Anzi, non stiamo nemmeno all'inizio perché non è ancora uscito ufficialmente in multiplayer. Quindi diciamo che è ancora un qualcosa di sperimentale. Poi bisogna vedere l'evoluzione, però ci vorrà un bel po' di tempo qualora dovessero valutare di usare un sistema uguale a quello di farming, allora là avrebbe il boom di vendite, però è un po' complicatuccio secondo me. Comunque era che cominciassero a studiare qualcosa, anche loro. Eh sì, ma loro comunque io penso che mo si daranno un po' di sportellate una volta che uscirà il multiplayer ufficiale. Però c'è da vedere poi come
e avvolveranno le due realtà. Però ti ho detto, quello lì del multiplayer ufficiale è un po' una lobby, quindi sì, va bene se ti devi fare un convoglio così, ma se poi ti vuoi divertire, vuoi stare pure in mezzo ai rompiscatole piuttosto che trovarti in mezzo nel multiplayer ufficiale che si pianta in mezzo alla strada, ti ho detto, se non aumentano l'intelligenza artificiale del gioco in generale e poi viene quella di conseguenza del multiplayer, io non, sinceramente, preferisco più avere un lard che mi viene addosso piuttosto che trovarmi una macchina bloccata là davanti e non si cammina. Boh, sarebbe da provare. Eh sì, perciò loro se si soffermano, sì, è bello il traffico, però ti ribadisco il concetto, devono fare in modo tale che se la macchina vede che tu stai attraversando e stai davanti a lei, non è che quella piglia e si butta e ti tampona, ma si ferma e aspetta che passi, si libera la strada e poi passa anche lei, che dovrebbe essere così. Invece no, adesso no, è come se stessi giocando il single player, però c'ho un amico che sta nella mappa. Comunque, boh, l'intelligenza artificiale di Eurotrack, comunque fidati che è molto più sviluppata di altri giochi. Ah sì, questo non lo metto in dubbio, però ci sono stati... Ah beh, non posso fare il nome di un gioco che ho utilizzato, ma era un gioco tipo questo qui, Eurotrack, dove scendevi dal mezzo, interagivi con l'ambiente circostante. E non mi è piaciuto perché lì l'intelligenza artificiale, ti do ragione, lì era pari a zero. Cioè, ti racconto che... Vai, vai. Dici, dici. Ho detto, ci sono giochi che l'intelligenza artificiale fa proprio pena. E questo qua che ho provato io, ti ho detto, io stavo facendo il sorpasso. Mo questo camion stava sulla corsia di destra. Io l'avevo quasi sorpassato. Mo sto camion... stava rientrando, doveva rientrare sulla sinistra perché voleva fare il sorpasso, però non è che ha visto che mi ha stretto e si è fermato, no, continuava a stringere e non mi riusciva a muovere. All'inizio non capivo, dice, ma com'è, il camion si ferma? Poi dopo ho guardato con la visuale esterna, ho visto che il camion che stava a destra mi stava praticamente schiacciando sul guardrail, e ho giocato tipo un'ora e mezza con questo gioco. Poi ho visto che non era, diciamo così, realistico, e alla fine dopo un'ora e mezza ci ho rinunciato e ho lasciato perdere. Sono tornato su American Truck, ho detto là, Aerotrack e American Truck, vado tranquillo. Comunque l'errore dell'intelligenza artificiale ci sta, eh. Sì, sì, vabbè, ma questo sicuramente faranno un passo da gigante con gli altri aggiornamenti, è che crei il multiplayer ufficiale e quindi poi dopo vai a lavorare sull'intelligenza artificiale. Ti sei fermato in mezzo alla strada, ma ci ha cliccato il sistema? No. Ah, hai laggato. Ho laggato io probabilmente. No, sono uscito io dal server. Ah, infatti has been kicked. Aspetta che mi fermo. Che altezza stai? Fa una cosa, supera i guardrail, perché io mo sto dove ci sono i guardrail. Se puoi andare un po' più. Mi sono già fermato. Stai verso la fine dei guardrail? O ti sei fermato subito? No, mi sono già fermato. Ok, allora mi fermo un po' più avanti, così nel dubbio. Quando rispawni, non facciamo come un altro amico che ha fatto il volo. Ma va anche bene il ping, non so cosa è successo. Ma strano.
Vedi, queste cose qua di tracker SMP però mi stanno sulle basi. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Ho messo un po' in pausa la bocca qua. Altrimenti, okay. Altrimenti poi a finire che in chat dicono ma questo mi sta facendo la testa così di chiacchiere. E allora ogni tanto mi metto in pausa. Ok, sono autentica. Ok, sono di nuovo online. Ok, vediamo. Ecco. Ti vedo. E io mi sono messo alla fine lì proprio per evitare che nel caso in cui tu respawnassi. Mi sa che ho avuto un momento di perdita di connessione perché a un certo punto non ti ho più sentito neanche su Discord. Capito? Sì, ok. Ho perso anche su Discord, mi sa che ho avuto un attimo un momento. Ma tu mi sa che sei più indietro di me. Perché quanti chilometri ti mancano? 105. 305? Sì, tu? Ah, è 319, ma quindi hai proseguito. Ah, sei andato avanti. Sono andato avanti ancora un po'. Sì. Ah, tu hai superato il ponte allora. O il ponte. Vai, raggiungi. Ok. Vabbè, ma io qua con i 500 cavalli in uno schiocco di dita ti raggiungo subito. Vabbè. Ci sta. Vado sempre meglio di prima. Tu in ripresa sei più veloce, ma io in allunghi però ti faccio mangiare la polvere. C'ho pure il marmittone a quattro bocchettoni a sinistra, quindi c'ho air camion. Scusa. Ti vedo, credo di sì. Sì, è lui. Ti vedo pure io. Mi ha fatto fare una scalata di marcia qua che il camion stava dicendo vai, continua, sorpassa. Ha detto no, il rispetto per il dottor Marco non si sorpassa, non si supera. Ti ha fatto pure l'inchino, ha fatto il camion quando t'ha visto. Paghiamo il pedale. Lo paghi anche tu per me? Ho finito la moneta. Mi spiace. Sì, è la scusa. C'è sempre il bancomat. Ho dimenticato a caso. Ai, il telepass. La moneta ce l'avevo contata. Purtroppo. Mamma mia, quei 50 centesimi contati, non lo so. O era 1,50 euro. Per un breve periodo ho lavorato per una ditta che faceva la manutenzione nei supermercati. Io non so poi se li pagavano. Facevano ogni volta in autostrada, facevano il biglietto di mancato pagamento. Ah, almeno non pagavano mai in autostrada. Ma almeno il telepass ce l'avevano. Bello. Al casello puoi chiedere l'assistenza e richiedere un mancato pagamento. Ah. Non hai soldi. E si vede che ovviamente devi pagare dopo. Loro non so però.
facendo il conguaglio. Boh, strano però, perché non credo che si possa fare tipo come con il corriere, che fai un abbonamento e per un tot numero di che ne so, di ritiri o di passaggi paghi una certa somma. Ma sì, anche se è un abbonamento non fai la richiesta di mancato pagamento. Vabbè, questo sì. Mancato pagamento vuol dire che non paghi perché non hai soldi. Sì. Però lo devi, come si dice, lo devi cacciare dopo. Sì, il saldo va saldato, il debito. Beh, questo è normale. Poi capito, non mi ricordo perché, forse non mi prendevo la cassa. Avevo fatto comunque in un'occasione era successo un caso che avevo fatto anche un mancato pagamento, e se guardavi lo scontrino, se non, dopo un po' che non paghi aumenta anche. Ah, beh, gli interessi, queste cose qua. Quindi vabbè, ce n'è di gente strana. E quelli lì che quando tu ti avvicini alla corsia del telepass e prendono la scia. Mi è capitato una volta a me, io non capivo all'inizio, cioè, ma questo che vuole, che si mette dietro bus? Poi dopo ascoltai nel telegiornale che praticamente la guardia di finanza, insomma la polizia stradale, fece una serie di denunce per mancati pagamenti. Vabbè, c'era comunque dietro, c'erano delle truffe alla fine, perché tu passi oggi, passi domani, quelli magari ci passavano tutti i giorni là e non pagavano, si attaccavano all'auto davanti col telepass, però poi alla fine li hanno acchiappati e li hanno sanzionati. Poi la telecamera, penso di sì, la telecamera riprende quando tu entri e quando esci. Sui caselli ci sono le telecamere. Sì, ma infatti c'è un sensore all'ingresso e un altro all'uscita, per cui penso che la macchina quando schiaccia, passa con le ruote là sopra, un po' come il fotored. Quando passi, quella è la telecamera, acquisisce l'immagine, lasciando stare che poi dopo viene cancellata una volta passato il casello. Sì, ovviamente hai pagato, perché altrimenti rimane nel sistema, e quindi di conseguenza per recuperare il credito, insomma, ti fanno arrivare l'avviso a casa. Diciamo, ad oggi c'è poco da fare i furbi, ti sgamano con qualunque cosa. Ma ci sono ancora quelli che si credono furbi, ma non si rendono conto che invece sono sciocchi, per non dire un'altra parola, ma sempre leggera, stupidi, diciamo così. Dico, con tutte le telecamere che ci sono in giro, ci sono quelli lì che sono incalliti, che sono fatti così, vogliono cercare di fregare il sistema a ogni costo, dici? Ci sono quelli lì che hanno sto fatto, che devono il brivido di non fare una cosa, di arrivare al limite della legalità, che poi ci stanno, sono pochi fortunatamente, però sono quelli che poi rovinano la faccia a un intero paese, l'intera città, insomma, che poi penso che se ne parla di queste cose qua, ed è brutto pure sentire anche da magari dai notiziari stranieri che ci sono queste persone, questi personaggi che fanno ste cose. Uscire a est. Ma si sente come se ci avessi il navigatore nelle mie cuffie.
scusa, se non mi senti per un attimo. Ok. Se non ti sento per un attimo vuol dire che ti sei abbracciato il frigorifero. No. Ah, forse il microfono. C'era mia figlia che stava giocando con la Play e non voleva spegnere. Ah, va bene, no, non ci sono problemi. Tanto io sono abituato a sentire tante cose, ho sentito anche discorsi. Ui, mannaggia la miseria. Buonanotte. Anch'io ti voglio bene, Martina. Buonanotte. Certo che gioco bene. Vedi? Ciao. Si vede che anche lei sta prendendo la passione del papà. Visto che te ne ero la bambina. C'ha 8 anni, quanti c'ha? Ne fa 9 ottobre. Ah, quindi... Insomma, è quasi una signorinella, eppure io ho una nipote della sua età. Scusa. Sì, va. Vengo a prenderti stasera con il mio Mercedes blu. Mi fermo un attimo, un secondo. Ok. Boh, ripartiamo. Ok. È impossibile fare ste live, troppe distrazioni mi danno. Vabbè, ma una volta che ti sei assicurato che la connessione è stabile. Troppe distrazioni, la famiglia. Ah, effettivamente le live richiedono concentrazione, soprattutto quando hai un'interazione col pubblico, però. Ci sta che è la famiglia. No, dai. Ah, guarda che bella strada, tutta curva. Beh, qua ti voglio, è anche in salita, mi sa. Bene. Vediamo come si comporta questo DAF. Queste salite qua mi ricordano quelle lì, tutta la serie di tornanti di quel tratto di strada che dall'Italia va verso la Svizzera, dove si passa sotto il tunnel a 50 km orari e poi ci sono tutti quei curve e curvoni. Mamma mia, ti ricordi quando avevo preso quel carico, quel trasformatore enorme? Ah, è vero, tu mi pare che ti sei bloccato proprio in quel punto là, se non ricordo male, con il DAF. Mamma mia, e ho fatto lo stesso esperimento tuo, lo sai? Poi quando ho iniziato la mappa Iberia, il primo carico ho detto, ma fammi vedere Marco come si è trovato là. E io mi penso che avevo il cambio automatico e mi ha dato un filo da torcere quel mezzo. Però nonostante avesse una potenza limitata, si metteva lì a 10 km orari e andava avanti. Ma per un po' sono riuscito anch'io. Poi sono arrivato in un punto dove proprio
Non salire. Quello mi pare che si bloccava il telaio, pare che urtava l'asfalto, se non ricordo male, perché quello era il ribassato, quello col pianale ribassato. Infatti io prendo sempre quello là a tre assi corto, proprio per questo fatto qua. Quando posso, poi ovviamente. Poi c'era anche il fattore del retrotreno autosterzante. Quindi là stringe ulteriormente le curve, mamma mia, che cosa mi hai fatto ricordare. Da Barcellona. Andai a Barcellona Madrid, feci. Con il 105, mamma mia, con il trasformatore largo largo là a passare nelle strade strette, una grande esperienza è stata. Allentiamo. Comunque alla fine, da oramai sono 10 anni che è uscito Eurotruck, posso dirti che hanno fatto veramente dei passi da gigante nella... Io l'ho visto proprio appena uscito, la cabina rigida, poi piano piano ho iniziato a vedere i primi progressi. Ma che scherzo, io ho giocato al primo Eurotruck. E poi non avrei mai pensato il fatto che potessero ampliare le mappe. Infatti io all'inizio, proprio nel 2014 o 2015, ho iniziato, ho utilizzato per un periodo le Pro Mods, e lì mi permetteva di scendere nel sud Italia, insomma fare le tratte diverse. E forse un po' gli sviluppatori si sono basati un po' sulla Pro Mod e avranno poi sviluppato delle loro idee. Si ispirano, penso che si stiano ispirando allo stesso modo pure un po' a Track SMP e forse un po' anche a Farming, perché più o meno quella tipologia di creazione di stanze, server, queste cose qui mi dà l'impressione che sia molto Farming. Io poi altri giochi non li conosco, però per quello che insomma mi pare di vedere, pare che si stiano ispirando un po' a varie cose, vari giochi. Comunque sia, ha fatto veramente dei passi da gigante. Ma pure gli stessi mezzi, le vernici, i carichi, i vari carichi, queste cose qua. Ma si vede che ha fatto veramente un ottimo lavoro la SCS. Tu l'avevi giocato il primo? Il primo ci ho giocato molto, ma molto poco, perché io già avevo il volante, avevo fatto forse un centinaio di chilometri. Poi dopo ho visto che c'era ETS2, perché cercavo un'alternativa a Gran Turismo su PC, e scrissi simulazione di guida e all'epoca mi uscì questo Eurotruck. Provai la versione demo e poi dopo mi piacque e ho acquistato la versione prima su CD e poi da Steam, e da allora poi, diciamo così, non ho capito. Quando avevi comprato il CD non c'era ancora su Steam, giusto? No, Steam mi sembra 1 o 2 anni dopo. Io l'ho comprato proprio nel 2012, quando è uscito. L'ho comprato ad aprile 2012. Quindi molto probabilmente erano pochi mesi che era uscito. O aprile o maggio.
comunque più o meno quello era il periodo, era su CD. Però quando vidi che le DLC e tutte queste cose qui non c'erano, non si potevano utilizzare perché erano presenti su Steam, dissi, pensai fra me e me, dissi vabbè, compro la versione su Steam e poi gioco da lì. E il sul CD, mi pare che il CD mi pare che lo pagai 12 euro 13 euro, erano un bel po' di soldini 10 anni fa. Però poi dopo, una volta riacquistato Eurotrack su Steam, da allora poi dopo sono andato avanti e non mi sono pentito di averlo riacquistato. Comunque, dopo tutti questi anni, guarda quanta gente ci gioca ancora. Mamma mia. E quanti cambiamenti che hanno fatto. Le luci, piuttosto che gli sfondi, le sfumature, bravo, ma pure il cielo. Tu non so se ci hai fatto caso, ma con l'ultimo aggiornamento che hanno fatto, l'ultimissimo, le nuvole sono molto più reali rispetto a prima, che sembravano dei batuffoli di cotone sospesi in aria. Ma sai cosa noto? Anche i paesaggi, tipo adesso sta città qua, quando, da lontano la vedi sempre prima più sfocata, poi la vedi sempre meglio man mano che ti avvicini. Sì, cercano di simulare quello che dovrebbe essere l'occhio umano. Esatto, bravo. Prima non lo faceva sta roba qua. Sì, e prima era piatta la grafica, diciamo così, era... Non voglio definire un arcade. Invece però... adesso le cose in lontananza le vedi sfocate, poi man mano che ti avvicini sono sempre più nitide. Questi sono uno dei tanti passi da gigante che hanno fatto gli sviluppatori. Infatti quando dicono, chiedono sempre se uscirà mai un Euro Truck Simulator 3, non ne hanno bisogno di farlo. No, assolutamente, ma io ti ho detto, uscirà Euro Truck 3 quando avranno collegato tutto il mondo, ma non penso, perché se tu vai a sviluppare le mappe a livello globale, cioè non vai a sperimentare, quindi a investire su qualcosa che non sai se va bene. So che avete dei giochi distinti tipo Euro Truck American Street, c'è anche più poco. Sai, magari uno compra Euro Truck, gli piace, allora dice sai, ciao va, mi prendo anche American Truck. È quello che è capitato a me, io per curiosità ho detto fammi vedere questo American Truck com'è. Ho scaricato la demo da Steam, ci ho giocato una mezz'oretta, ho detto vediamolo, tanto mi pare che costava 10 euro o qualcosa del genere, 9,99 euro, dissi lo prendo. Diciamo che come vinto la stessa cosa, però ci sono i camion americani, i paesaggi con aria. Bravo, e poi l'evoluzione di American Truck è qualcosa di incredibile, e i paesaggi, giochi di luce, tutte queste cose qua. Ma se dovessi i punti, bravo, quelli che adesso hanno integrato in Euro Truck nella Iberia, tu li hai esplorati i punti panoramici? Il single player ci sto giocando quasi niente. Perché quando tu vai, se tu c'è un punto panoramico nella mappa Iberia che si trova in una, dove c'è una centrale con i pannelli fotovoltaici, io purtroppo l'animazione l'ho vista di notte, quindi non so, quindi se ti capita di passare lì, cerca di scoprire il punto panoramico durante il giorno.
perché poi questa centrale elettrica l'ho rivista nel telegiornale recentemente, dove c'era tutta una serie di pannelli fotovoltaici in questa distesa di deserto. Ci ho passato col rosso, col compagno. Non riuscivo più a partire col camion. Ah, si è bloccato. No, non avevo splittato per rimettere in prima. Ah, ho capito. Vabbè. Ho detto, è un po' che non uso il manuale, sono un po' imbranato. Era meglio che lo usavo in single play. O martedì porto un'altra volta, come tutti i martedì mo su Twitch, porto sempre il mitico Turbo Star e poi insomma mercoledì al posto di martedì hai detto? Non ho capito. Martedì sì, hai detto? Sì, il martedì porto la serie del Turbo Star, quello lì in giro per le capitali europee. Tutti i martedì e poi dopo 2-3 giorni lo pubblico in differita, la registrazione la ripubblico su YouTube, sì. Complimenti, hai portato a termine la tua missione. Bene, livello 33. Dai, senza andare troppo lontani, ci facciamo una fotina. Eh sì, c'è anche sullo sfondo, c'è una chiesa là, c'è un bello sfondino. Ino. Dai, mi allineo io. Aspetta un attimo che ti sento scatti. Oh. Ti sento tipo robottino. GIF. Ok, facciamo questa inquadratura. Ci sei, i dub? Sì, ci sono.
buonanotte, grazie per la compagnia. Grazie a te. Ciao, buonanotte. So, comunque nel momento in cui ti sentivo robottino sono venuto a vedere su Discord e qua era tutto perfetto, boh. Adesso ti sento meglio io comunque. Vabbè. Perché? Guardiamo, dai. Buonanotte. Ciao, ciao.